Ciao a tutti, io sono Luca Macchioni e oggi vedremo come accompagnare automolirsi stile working bass utilizzando una tecnica molto interessante della scala discendente, ok? Che è quello che ho fatto all'inizio del video, combinandola chiaramente con altre tecniche utilizzate nel walking, ok? Prima di iniziare ho preparato una serie di video su questo argomento, quindi se ti interessa ti consiglio di iscriverti al canale e attivare le notifiche. D'accordo? Allora, iniziamo. Che cos'è questa tecnica? Praticamente, quando abbiamo un tema come Autumn Leaves che si muove per quarte ascendenti o quinte discendenti, possiamo utilizzare la scala della tonalità, in questo caso Sol minore o Si bemolle maggiore, in maniera discendente appunto, e se iniziamo da qualsiasi dei gradi del primo accordo, nella battuta successiva suonando una nota per ogni quarto, cadremo esattamente sullo stesso grado. Mi spiego meglio. Allora, all'inizio del video, per esempio, ho iniziato la linea dal Mi bemolle, che è la terza di Do, d'accordo? Se io adesso suono una nota per ogni quarto scendendo, facendo la scala di Si bemolle maggiore, avrò la terza minore, Si, Mi bemolle, Re, Do, Si bemolle, e cado all'inizio della battuta successiva sul La, che è la terza di Fa. D'accordo? Cado perfettamente sullo stesso grado. Continuo. Sono sulla terza di Fa, seconda, tonica, Fa, in questo caso Fa settima, Mi bemolle, che è la settima minore di Fa, e sono sul Re, che è la terza di Si bemolle. Lo vedete? Ok? Questa cosa ci funziona iniziando da qualsiasi dei quattro gradi del nostro accordo di settima. Ok? Infatti potrei iniziare dalla tonica, per esempio, quindi inizio dal Do, lo faccio qui in questa ottava, Do minore settima, Do, Si bemolle, La, Sol, e vedete come sono sul Fa, Fa settima, Mi bemolle, Re, Do, Si bemolle. Ok? Quindi nel caso di Autumn Leaves, che è quello che faremo adesso, ci funziona praticamente su tutto il tema, ok? C'è solo un'eccezione, che sarebbero queste battute dove c'è un cromatismo a scendere, Sol minore settima, Sol bemolle settima, Fa minore settima e Mi settima, dove dovremo utilizzare un altro tipo di soluzione, però su tutto il tema possiamo muoverci in questo modo. Chiaramente questa è una forma molto interessante perché ci permette, combinandola per esempio con forme ascendenti, di muoverci, ok? E di creare quindi questa famosa linea del walking, che possiamo far durare due battute, quattro battute, otto battute, ok? Quindi possiamo dare una direzione e tutto diventa più interessante, no? E meno statico soprattutto. Ok, andiamo a vedere adesso passo passo la linea che ho suonato nell'introduzione di questo video. Iniziamo dalla prima nota. Era un Mi bemolle. Come vedete ho cercato di sfruttare tutto il registro del mio strumento proprio per dimostrarvi, diciamo, come può funzionare questa cosa. Mi bemolle terza di Do minore. Scendo, Re, Do, Si bemolle settima di Do minore. Ed ecco qui, sono arrivato a La, che mi sembra che ho suonato in questa posizione, ma questo è indifferente, che è la terza di Fa settima in questo caso. Scendo di nuovo, sempre utilizzando la scala di Sol minore. Quindi Sol, Fa, tonica, Mi bemolle, Re, terza di Si bemolle. Continuo a scendere, Do, Si bemolle, La, Sol, che però ho suonato a vuoto, che è la terza di Mi bemolle, ok? Continuo a scendere, Fa, Mi bemolle, Re, Do, che è la terza di La. Terza minore di La minore, settima, quinta bemolle. Continuo a scendere, Si bemolle, La, Sol, settima minore, Fa diesis, che è la terza di Re maggiore. Ok? Da questo accordo, che cosa faccio? Suono la nona bemolle e continuo a scendere, quindi faccio un cambio di ottava perché il Mi bemolle non ce l'ho, dovrei scordare, insomma. Quindi Mi bemolle, Re, Do, settima minore di Re, settima, e sono arrivato al Si bemolle che è la terza minore di Sol. Sono sceso fino al Sol, qui ho usato tonica, quinta, ottava,
seconda di Sol minore, Si bemolle terza minore, cromatismo sul Do e poi sono andato in avanti. In questo caso non mi funziona la stessa tecnica, devo utilizzare dei cromatismi di passaggio, quindi Do, seconda di Do, terza minore, cromatismo di passaggio a Fa, Fa, cromatismo verso la seconda, Sol, terza, che è anche un cromatismo di passaggio per Si bemolle, Si bemolle. Qui ho utilizzato la triade di Si bemolle, quindi Re, Fa, e sono sceso cromaticamente verso il Mi bemolle, e qui ho rifatto di nuovo la stessa tecnica, quindi Mi bemolle, però questa volta dalla tonica, perché sono sul Mi bemolle maggiore, ok? Mi bemolle maggiore 7, correttamente. Quindi Mi bemolle, scendo, e guardate, mi ritrovo sul La. Scendo, settima minore, in questo caso ho utilizzato la scala minore melodica di Sol, quindi ho utilizzato un La, Sol, settima minore, Fa diesis, anticipando il Fa diesis del Re settima, ho utilizzato la quinta, questa cosa si può fare, insomma, dipendendo anche del voicing che utilizza il pianista, quindi Mi, naturale, sono sceso al Re, ok? E poi dal Re sono sceso, Do, Si bemolle, La e Sol. Ecco tutta la linea. D'accordo? Quindi, consigli su come poter studiare questa cosa. Vi consiglio di prendere il primo accordo, ok? E di iniziare la scala scendendo da ognuna di queste quattro note, per esempio. Dal Mi bemolle, come ho fatto nell'esempio nel video. Oppure dal Do, poi dal Si bemolle e poi dalla quinta. Facciamo qualche esempio di queste possibilità. Dalla terza minore. Sono arrivato sulla terza minore di Sol. Dalla tonica. Sono arrivato al Sol, avete visto? Alla tonica. Dalla quinta. E sono arrivato alla quinta, ok? E così via. Questa cosa vi aiuta moltissimo, vi posso assicurare che, diciamo, unendola con le altre tecniche, vi permette di avere dei walking molto più melodici, d'accordo? Vi consiglio di studiarla in differenti tonalità. All'inizio potete evitare di utilizzare la base, per esempio se iniziate dalla terza, suonate solo la tonica con la terza, perché la base vi obbliga a pensare troppo di fretta. Invece noi all'inizio dobbiamo andare più tranquilli, sapere che cosa stiamo facendo, dove sono le note, quindi obbligarci a seguire un tempo non ci aiuta. D'accordo? Quindi per esempio se iniziamo dalla terza, suoniamo la tonica, scendiamo sul Fa, la terza, Si bemolle, Sol, Mi bemolle, ok? E così via. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per stare al corrente dei prossimi video che caricherò. D'accordo? Un saluto. Ciao!